Amici sportivi appassionati di grande ciclismo, benvenuti in questo nuovo episodio di Salite da Incubo edizione 2023. Avrete già riconosciuto la meraviglia che è alle mie spalle. Sto parlando naturalmente dell'Arena di Verona. Siamo nel cuore della città scaligera. Vi chiederete perché mi trovo qui a condurre Salite da Incubo. Beh, il perché è presto detto, perché proprio da qui andremo ad esplorare il percorso della Gran Fondo Alé La Merckx. Da questo punto esatto partirà sia la Mediofondo che naturalmente la Gran Fondo, che misura 129 km. Naturalmente il nostro focus saranno le salite che caratterizzano questo evento targato Alé. Venite con me. Ci siamo lasciati alle spalle la città di Verona, siamo usciti appunto dal centro cittadino, dal centro storico, e ci siamo addentrati in mezzo al verde, in mezzo ai vigneti, che ci introducono poi in Valpolicella, dove proprio dalla Valpolicella si inerpica la prima vera salita di questa Gran Fondo Alé La Merckx. L'avete visto anche dalle immagini, tanti, tantissimi vigneti che danno vita ai prestigiosi vini della Valpolicella, del Reciotto, dell'Amarone. Insomma, sono veramente tanti i punti di valore di questa zona. Ci siamo lasciati alle spalle anche Villa Serego Alighieri. Naturalmente il mio suggerimento per quando fate queste Gran Fondo è di soffermarvi anche ad apprezzare i punti storici e culturali, non solo l'aspetto tecnico sportivo. Alle mie spalle l'abitato di San Giorgio in Gana Poltron, considerato uno dei borghi più belli d'Italia. La salita, beh, è la prima, non poteva che essere abbastanza facile. Si comincia con una pendenza del 2-3% per finire verso il 6-7%, salita che nel complesso misura 5-6 km. Insomma, fattibile, ci permetterà di scaldare i muscoli in vista però della seconda, sicuramente più impegnativa, salita della Pendola. Andiamo! La discesa che dalla prima salita appunto di San Giorgio in Gana Poltron vi porta a fumare ve la ricorderete a lungo, perché è davvero divertentissima, tecnica ma molto divertente. Si giunge appunto a Fumane, il paese sotto di noi, per intraprendere la seconda scalata, quella che poi viene denominata della Pendola. Cosa contraddistingue questa scalata? Beh, sicuramente la cronoscalata del cannibale. Un segmento cronometrato che chiaramente premierà il migliore di voi. Quattro chilometri, tanto misura questa cronoscalata del cannibale. È il primo segmento, pendenze non impossibili, ma vi metteranno subito alla prova. Poi non fatevi ingannare, perché dalla Valpolicella si entrerà nelle porte della Lessinia, direzione Sant'Anna d'Alfaedo. La salita, la seconda in totale, misura 18 km, quasi 800 metri di dislivello. Ragazzi, si fa sul serio. Sicuramente uno dei punti nevralgici di questa Gran Fondo è proprio qui a questo bivio, che ci indica che tra un chilometro giungiamo a Marano. Qui, 4 km percorsi di questa seconda salita, termina anche il tratto cronometrato, la cronoscalata del cannibale, a dire il vero proprio 200 metri più avanti a me. E proprio da qui, come ci indica la cartellonistica, mancano 14 km per raggiungere Sant'Anna d'Alfaedo. Saremo in Lessinia e saremo quasi a 1000 metri d'altitudine. Lasciatevi suggestionare da questo incanto di territorio, perché il mal di gambe sta per arrivare. Altro punto importante di questa Gran Fondo, Sant'Anna d'Alfaedo ormai è un lontano e piacevole ricordo. Siamo all'imbocco della parte finale di questa salita, per la precisione ci troviamo ad Erbezzo, 1118 metri di quota.
non è il punto più alto che si tocca, perché da qui la salita continua per altri 6-7 km proprio per raggiungere il bivio del Pidocchio. Beh, lì sarà la vera sommità, il punto più alto di questa gran fondale La Merckx. Aspetto molto importante di questa scalata è che viene affrontata solamente dal percorso lungo, quello di 129 km, il percorso medio no, fa qualcosa di meno. Siamo in cima alle Torricelle, beh, qui finiscono le nostre fatiche, qui comincia il nostro recupero attivo. Qui terminano i due percorsi, l'abbiamo detto, 82 km il medio e 129 quello lungo. Entrambi fanno parte della prova unica di campionato europeo UEC, quindi insomma è anche un bel prestigio che si aggiunge a quello appunto del cannibale Eddy Merckx che dà il nome a questa gran fondo. Per chi non conoscesse le Torricelle, chiaramente è l'ultima asperità. Cosa significa? Che fino a qui è salita, quindi ve la dovrete conquistare davvero fino all'ultimo metro. Si sono svolti su queste strade i mondiali di ciclismo sia nel 99 che nel 2004 e qua chiaramente prenderà forma la vostra giornata splendida all'insegna dello sport. Il nostro appuntamento naturalmente è per la Gran Fondo alle La Merckx ed anche per il prossimo episodio di Salite da Incubo. Benvenuti a Verona!